Betty è caduta nel baratro, schiantata nell'animo e nel fisico. Lei che è sempre stata una grande produttrice di utopie, lei che coltiva chimere come gli altri coltivano margherite sui fiori. Con Rodolfo è finita. Posso dire, pace all'anima sua, 645 giorni di matrimonio e ora sono già con l'avvocato a tirarsi i coltelli. Se si tirassero dietro gli alimenti farebbero prima. Una cassetta di mele golden, una confezione di Wurstel. Molly era stata la sua testimone di nozze. Mi ricordo che arrivò all'altare in ritardo e con un succhiotto sul collo lungo 4-5 centimetri. Betty amava Rodolfo, l'aveva addomesticato, un cagnolino tale e quale un bassotto da salotto. Rudy aveva le gambe corte e il busto lungo. Sembrava andare tutto per il meglio. Betty passava le serate a lucidare le foglie del ficus, mentre Rudy parlava. Rudy è come Uri Geller, la differenza è che Uri piegava con la forza del pensiero piegava i cucchiai, mentre Rodolfo con la forza della sua mente, collegata alla lingua, è in grado di piegare le palle, tutto lì. Ora è diventato addirittura feroce, morsica, un cane incazzato. Si è portato via tutto, ha cercato persino di scollare con un piccolo picconcino le piastrelle sopra il gas. Capace che durante la notte si intrufoli in garage e divida la macchina in due con una sega circolare. È un pezzo di Luciana Littizzetto, mi ha colpito perché mi è sembrato di rivedere una scena fatta da due mie amiche. Mi chiamo Simeoli Fabiana, ho 15 anni e frequento il secondo anno di liceo tecnico turistico Giancarlo Siani. Mi piacciono tantissimo le lingue straniere, studio inglese e francese, studio recitazione da 6 anni e faccio parte del coro delle Voci Bianche del San Carlo da 2 anni. Quando recito mi libero di tutti i miei pensieri di, diciamo, un tipo di sfogo. Sono alta 1,60 m.